Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi tornano le review, di fatti uscito il Team 2 dei Foot Captains e l'upgrade degli Hero. Oggi andiamo a vedere Córdoba, Cole e Abedipelé. Già vi dico che sono tre giocatori sui quali nutrivo grandissime aspettative, ma che forse queste aspettative non è che me le hanno confermate, almeno tutti, nella loro interezza. Quindi mettetevi comodi e gustatevi innanzitutto le clip. Partiamo proprio da Abedipelé, che come potete vedere, insomma, sull'esterno si presenta con un buono speed boost, però non è di quegli speed boost proprio tra i più brucianti che io abbia mai visto. Poi palla al piede, per carità, se la cava abbastanza bene con questi micromovimenti, quindi questo è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Joe Cole invece non mi ha convinto troppo sulle conclusioni, perché mi è sembrato un po' scostante. Vedete qui con questo timed di mancino col 4 piede debole, la porta me la doveva prendere. Poi qua invece fa una conclusione pazzesca dove solo Schmeichel può evitare che possa finire in porta. Mentre per quanto riguarda i micromovimenti, avete visto prima lo speed boost bene, ma vedete qua come la palla faccia fatica a rimanergli attaccata, va, rispetto ad Abedipelé per esempio, si vede che è uno speed boost e un micromovimento peggiore. Quello che invece ci piace di questo Joe Cole è come skilla, perché quando c'è da skillare, vedete, sia con il reverse elastico prima che con l'elastico, è molto fluido nei movimenti, cosa che invece fa un po' fatica a fare quando si tratta di muovere il pallone semplicemente con la levetta. Da Cole passiamo a Córdoba, che come potete vedere, beh, qui interviene ottimamente con il raddoppio, si fa trovare sempre pronto, è veramente una furia, soprattutto se c'è da difendere manuale alto. Guardate come esce sempre alla perfezione grazie alla sua aggressività. Inoltre è anche perfetto sulle intercettazioni, sulle linee di passaggio, si fa trovare sempre ben piazzato. Qui riapprezziamo Abedipelé con questo bellissimo doppio passo, tiro a giro, mancino timed verde che si stampa sulla traversa, ma il tiro a giro è una sua specialità. Guardate qua che bel gol che ha fatto con appunto il tiro di precisione. Qua ancora una volta la giocata, palla per Cole, stavolta Abedipelé davanti alla porta ci dimostra di essere non proprio questo finalizzatore implacabile. Allora ragazzi, dopo aver provato questi tre top player, o almeno tre top player sulla carta, mi verrebbe da dire che mi aspettavo tanto di più. Perché? Allora, Abedipelé è il primo, 1.400.000 l'ho pagato, è un 4-4, alto normale, sinistro, 10 partite giocate, 2 gol e 5 assist. Allora, lui mi sembra il classico giocatore, per quello che ho avuto modo di testare, che fai una grandissima fatica a piazzare in campo. Perché? L'ho messo sull'esterno, devo dire che ha un bello speed boost, va via in velocità, però gli manca quel qualcosina, gli manca quella quinta di skill che gli aggiunge quell'imprevedibilità, gli manca quella finalizzazione bruciante quando entra dentro l'area per finalizzare. Passaggi, devo dire, non sono male, infatti 5 assist lo testimoniano. Però mi è sembrato, sa, un po' avulso dal gioco, stava lì qualcosina quando gliela davi, ma non è che ti ha cambiato chissà quanto la squadra, e costa tanto, cioè a prezzo veramente da top player sto Abedipelé. L'ho provato poi da punta e onestamente, per carità, palla al piede si muove molto molto bene, ma non ha questa grandissima finalizzazione. Avete visto come dentro l'area più volte, nonostante il timed verde ad incrociare, non ne ha voluto sapere di buttarla dentro. Cioè ha buttato dentro proprio quelle palle che, insomma, sotto pin facili, che da sbagliare sarebbe stato proprio grave. Quindi, per carità, è un buon giocatore. Probabilmente sarebbe da provare anche COC, però non è che ci sono questi grandi moduli con il COC che girano ultimamente. E poi, insomma, passaggio lungo 83, 4-4, quindi ritorniamo sempre al discorso che gli manca quel quid, no? Che gli fa fare la differenza rispetto ad altre carte. Sinceramente, se devo scegliere un COC, se devo scegliere un esterno, se devo scegliere una punta relativa ad una Premier, ad una Ligue 1, vado sempre su un Neymar, vado sempre su un Mbappé, vado sempre su un Belleheader, che nonostante le 4 skill, almeno c'è il 5 di piede debole. Quindi non so, considerando anche il prezzo, probabilmente gli do un 6,5-7, ma proprio di stima, considerando che comunque il prezzo calerà, perché calerà. Passiamo a Joe Cole, giocatore bello ignorante con sta canotta che sembra uscito da Beverly Hills, 5 di skill e 4 di piede debole, 10 partite, 6 gol e 4 assist. Allora, su Joe Cole il discorso è diverso, ma simile, perché parliamo di un giocatore che costa 800.000 crediti, ma calerà, sicuramente.
Nel suo ruolo, ovvero lì di esterno a destra, c'è una bella concorrenza nutrita, perché c'è Sancho che è 5-5 e per quello che mi riguarda è molto più agile e soprattutto dentro l'area finalizza molto meglio per via del fatto che questo Joe Cole, nonostante abbia un body type short e lean sulla carta, in game sembra molto più paffuto e goffo quando si muove. Non ha quella rapidità di movimento che c'ha un Sancho o giocatori brevilini di quel tipo. Quindi, per carità, è abbastanza forte, perché anche quando l'ho provato in fascia, oltre che da punta, bello speed boost, la quinta di skill si sente, skilla molto bene, soprattutto quando c'è da fare reverse elastici, passa bene il pallone. Però anche qua non è che ho visto questa grandissima finalizzazione, non ho visto niente di nuovo, cioè ho visto cose che ormai fanno tanti giocatori, e considerando che ci sono i TOTS alle porte, non so se vale la pena andare a mettere 800.000 crediti su Joe Cole, considerando poi anche le alternative, ripeto, una su tutte, Sancho, che mi ha veramente convinto all'epoca quando l'ho provato. Quindi diciamo che gli do un 7,5, tendente all'8, però mi aspettavo qualcosina di più. Chiudiamo con Cordoba. Cordoba invece, regà, veramente forte. Non vale anche lui tutti quei crediti, perché considerando che ormai la versione 87 costa 100k, questo forse prezzo onesto, 600k forse giusto, però è veramente qualcosa di incredibile, è velocissimo, è full automatico, ha pure dei buoni passaggi, palla al piede si divincola bene quando c'è quindi anche da far ripartire l'azione. Con l'L2 è un demonio, agilità 88, equilibrio, reattività, quando c'è da stare dietro ai micromovimenti è veramente veramente top. Intercettazioni del 96, lettura 93, quindi tutti i parametri che sono veramente da top player. Sicuramente è il difensore centrale più forte in Serie A e anche uno dei più forti a mio avviso del gioco. 90 di forza, 94 di aggressività, si attacca benissimo all'uomo, nonostante la, diciamo, statura, perché 1,73 m ha 99 di elevazione, quindi di testa non è che soffre così tanto, viste le palle alte che comunque girano di questi periodi. Ripeto, probabilmente il prezzo è un po' da rivedere, perché l'ho pagato sotto al milione e non è pensabile di pagare una carta del genere un milione. Però bene bene, stile inteso ovviamente ombra, a lui gli do un bel 8,5, dai, assolutamente se lo merita. Poi tenu stu cerot Vix Vaporum sul naso e solo questo vale la carta. Regà, anche per questa review è tutto, fatemi sapere nei commenti i prossimi giocatori che volete vedere sul canale. Già vi spoilero che dovrebbe arrivare una bella review di Marcelo in tutti i ruoli, quindi in descrizione vi ricordo poi anche la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Io colgo anche l'occasione per augurarvi una felice Pasqua, mi raccomando, domani è Pasquetta, fate bravi. Un saluto e un abbraccione dal vostro Liberoschi, a presto, ciao.